Ciao a tutti ragazzi, io sono Dora e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi sono qui in quanto vorrei mostrarvi tutti quelli che sono i libri comprati e regalati nel mese di novembre e dicembre. Piccola premessa, è il mio primo book haul, è andata davvero molto bene in quanto a dicembre. Io festeggio il compleanno, quindi molti tra questi libri sono in realtà, come ho detto prima, regali. Non saranno così i miei altri boccoli, lo spero per il mio portafoglio. Prima di farveli vedere tutti quanti nel dettaglio, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti e gentilmente a lasciare un pollice su che mi farebbe davvero molto piacere affinché il mio canale possa un pochino crescere. Ragazzi, aiutatemi a farmi crescere il canale. Allora, il primo libro di cui vi parlo è un mio acquisto. L'avete visto di sicuro nella mia TBR e se non l'avete visto andate a vedere il video della mia TBR invernale. Ossia, lui, ragazzi, è bellissimo. I racconti macabri di Edgar Allan Poe è una nuova versione con delle illustrazioni di Benjamin Lacombe. Io l'ho letto durante il mese di dicembre, mi manca l'ultimo racconto, in quanto all'interno di questi libri sono presenti 8 dei racconti più famosi di Edgar Allan Poe. Io lo avevo già letto in passato, un libro di Edgar Allan Poe con alcuni di questi racconti. Avrà avuto intorno ai 18-19 anni, non l'ho apprezzato effettivamente tantissimo, mi sono ricreduta, è fantastico. La particolarità di questo libro sono per l'appunto le illustrazioni che come potete vedere hanno tutti questi colori che tendono proprio come i disegni stessi al macabro e sono davvero fatti bene, ve lo consiglio assolutamente, costa 28 euro ed è edito della Rizzoli. Il secondo libro che ora vi mostro invece è lui. Io sto ancora terminando, ahimè, Corona di Fuoco. Questo invece è Regina delle Ombre, ossia il quarto libro della saga Trono di Ghiaccio, quarto libro se escludiamo le novelle, che però andrebbero lette prima di tutti quanti. Non vedo davvero l'ora di leggerlo. Corona di Fuoco mi sta piacendo un sacco, sono davvero curiosissima di leggere cosa succede in questo, perché la storia. Già presumevo che mi avrebbe davvero succhiato vita, anima e cuore, e con Corona di Fuoco sto andando molto a rilento perché me lo voglio godere. Generalmente i libri della saga Gemas sono abituata a leggerli in pochissimi giorni, poi non mi ricordo una beata cippa, quindi ci sto andando molto piano. È una storia molto ricca di personaggi, di crescita dei personaggi, di ambientazioni e quant'altro, ed è una saga che assolutamente vi consiglio, è una delle più belle. Per quelli che sono ovviamente i miei gusti. Il primissimo regalo che ho spacchettato al mio compleanno, intorno a mezzanotte e 2 minuti, mezzanotte e 3 minuti, stavo dormendo, sono stata svegliata dal mio fidanzato, proprio per aprirlo, è stato lui, ossia i Magici Mondi, in questo bellissimo cofanetto che presenta all'interno 4 libri della Gribaudo, fantastica edizione molto da bambini, però a me piacevano un sacco, comprende infatti Il Canto di Natale, Alice nel Paese delle Meraviglie, Il Mago di Oz e Il Piccolo Principe. Ho visto che è già uscito anche il secondo di questi cofanetti e sono davvero molto carini, vorrei iniziare a fare tutta quanta la collezione. Tra l'altro Il Canto di Natale l'ho letto il 24 per l'appunto Natale, il 24 dicembre, e mi è davvero piaciuto un sacco, mi ha fatto entrare ancora di più nel mood natalizio. Altro regalo del compleanno, questa volta da parte dei miei due cognati, è stato lui, ossia il Principe Crudele di Holly Black. Vorrei dedicare a questo libro tutto un video recensione perché avrei tante cose da dire. Ha una copertina davvero molto bella. Uno dei libri che ho acquistato io, se non il 1° dicembre, gli ultimissimi giorni di novembre, è stato lui, Il Sognatore di Lainey Taylor. Come ho un attimino organizzato questo piccolo viaggio alla fiera più libri più liberi, mi sono fiondata alla Feltrinelli e l'ho acquistato, l'ho divorato, l'ho letto in davvero poco tempo, mi è piaciuto un sacco, specialmente il suo stile di scrittura. Mi è piaciuta tantissimo la storia, non vedo l'ora di acquistare il 14 febbraio il nuovo, ossia La Mosa degli Incubi, il seguito. E cosa dire ragazzi, se non l'avete ancora letto dovete assolutamente correre a leggerlo. Altro libro che ho ricevuto come regalo di compleanno è lui, ossia Legend, il secondo libro della saga The Erco Shadow Magic. Sono davvero curiosissima in realtà di iniziare totalmente la saga. Continuiamo sempre con quelli che sono stati i miei regali di compleanno e tra tutti i libri che mi potevano regalare c'è lui. Un semplicissimo mattoncino, il quinto se non sbaglio della raccolta del Trono di Spade, perché io ho questa edizione.
che comunque non andrò mai a leggere in quanto pesa un sacco, è scomoda ed è ovviamente da collezione. Ci tengo tantissimo, vorrei finire di vedere la serie televisiva per poi dedicarmi, una volta che dimentico gran parte degli avvenimenti, iniziare per l'appunto tutta quanta la saga leggendola proprio in questa edizione flessibile. Per chi poi non avesse visto il mio video della Fiera Più Libri Più Liberi o la recensione di questo libro, ve lo faccio vedere subito. Il Sognatore l'ho acquistato, se non erro, proprio il 1° dicembre o gli ultimissimi giorni di novembre, proprio perché sapevo che la Lainey Taylor sarebbe stata presente alla Fiera Più Libri Più Liberi e quindi me lo sono andata a comprare. L'ho divorato, l'ho letto se non sbaglio in una settimana portandolo ovunque con me. Ho avuto anche il piacere di farmelo autografare. È uno dei libri più belli del 2018, ragazzi. Se non l'avete ancora letto, correte subito a leggerlo. E poi, la scusa che avrei incontrato la Lainey Taylor, sono incappata così, senza neanche volerlo, senza saperlo, in lui, ossia la Chimera di Praga. L'ho trovato in un mercatino dell'usato a soli 2,50 euro. Ancora, a differenza del Sognatore, non l'ho letto. Anche questo avevamo avuto la possibilità di farcelo autografare, ovviamente a nome di Dennis, perché lei purtroppo firmava solamente una copia a persona. Sempre alla Fiera Più Libri Più Liberi, sapevamo che sarebbe stato presente Zero Calcare. Quindi io mi sono andata a comprare a novembre Macerie Prime e a dicembre Macerie Prime 6 mesi dopo. Ciò nonostante, quando siamo arrivati lì allo stand della Baum, il mio fidanzato in primis mi ha comprato questo. La profezia dell'armadillo, che io ancora non ho letto perché me lo sto conservando per gennaio. A gennaio ci sarà un giorno molto particolare che lo vorrò dedicare totalmente ad una lettura leggera, e penso proprio che sarà questa, che mi è stato autografato e firmato proprio come regalo di compleanno. Però, ciò nonostante, lui si è inceppato su questo, ossia il cofanetto di Macerie Prime. Quindi abbiamo 2 copie di Macerie Prime e 6 mesi dopo. Va bene, abbiamo approfittato per farcelo firmare. Vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iniziare proprio da Macerie Prime, come primo approccio alla scrittura di Zero Calcare, perché, che dire, io oramai sono innamorata di Zero Calcare. Dopodiché, sempre quando ero al mercatino dell'usato ed ho comprato la Chimera di Praga, ho trovato questa trilogia, ossia Farlight, La Ribelle, Iden, la prigioniera, e Vanish, la traditrice. So ben poco di questa saga, in realtà mi hanno colpito tantissimo le copertine. Poi è una trilogia, era venduta lì al mercatino dell'usato come trilogia. L'ho pagati questi 3 libri solamente 7 euro, quindi sinceramente mi dispiaceva lasciarli lì. Non so mai se li leggerò durante quest'anno o prossimamente. È una lettura comunque molto leggera perché penso che siano indirizzati ad un pubblico di adolescenti, quindi di ragazzi molto più giovani evidentemente di me. So solo che si parla di draghi che hanno la possibilità, che hanno la capacità di tramutarsi sotto forma di essere umano e devono scappare da qualcuno, non so cosa. Quando si tratta di draghi, io sono sempre in prima fila. Infatti, molto sobrio, ho il ciondolo delle Raspini a forma di draghetto. È stato a tutti gli effetti un regalo da parte mia al fidanzato. Ossia lui, è il cofanetto da collezione dei capitoli 52, 53 e 54, esattamente, con... Cioè, mi sto schiaffeggiando tutto. Con per l'appunto 2 variant per ogni tipo di capitolo. Precisare che io non sono una grandissima fan di The Walking Dead, nel senso che ho iniziato a leggere all'inizio assieme a mio fidanzato i primi capitoli, anche perché noi li disponiamo proprio in cartaceo. Dopodiché mi sono persa un pochino sulla scia, perché? Perché lui andava sempre molto più avanti. A un certo punto ho perso il senso della storia. Abbiamo iniziato assieme la serie televisiva, ma anche quella io l'ho abbandonata e lui è andato avanti, e quindi mi ci trovo un botto indietro. Vorrei però iniziare da capo a leggerla, perché mi ricordo che all'inizio mi piaceva un sacco. Invece passiamo al mio di acquisto in fumetteria. Per chi non lo sapesse, è uscito durante quest'inverno il film di Venom. L'abbiamo visto appena uscito. Mi ha conquistato un botto. In realtà disponevamo già a casa della prima serie di Venom, anche se non mi pare che l'abbiamo completa, ossia della edizione, questa è del 94, sì, novembre 94, ma se non sbaglio è stato pubblicato per la prima volta nel 93,
nel 1993, ed è per l'appunto la saga originale. Vorrei iniziare a leggere questa, non ovviamente questa copia perché è da collezione. Infatti, meglio che la conservo perché sennò fidanzato mi ammazza. Però vorrei assolutamente leggerla per poi iniziare questa, che è teoricamente, a quanto ho capito, la versione nuova di Venom che è stata pubblicata da dicembre. Questa ovviamente è una variant, è bellissima, ispira un sacco, non leggerò mai questa, infatti anche questa è in cellofanata. Da conservare. Questo invece è il secondo volume, che è uscito il 13 dicembre 2018, costa 3,50 euro e se non sbaglio il seguito uscirà il 10 gennaio. Ho un pochino abbandonato nell'ultimo anno la lettura di tutti quanti i fumetti, tant'è vero che poveretto quello del negozio se n'è reso conto e mi ha lasciato anche delle copie, queste qui in brossura che hanno loro nel negozio per farti conoscere i fumetti. In realtà mi ha dato tre fumetti e due manga. Cosa dire, ragazzi, siamo finalmente arrivati alla fine di questo video. Non so effettivamente come sia andata perché mi sento la testa molto in confusione, essendo la prima volta che ve li mostro tutti quanti. Spero di avervi fatto venire curiosità. Se non li avete visti in libreria o in fumetteria, andateli a vedere, a dare un'occhiata. Io vi mando un grande bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!